Il rinnovamento spirituale della famiglia e il ruolo della famiglia cristiana nell'annuncio del Vangelo sono stati al centro della preghiera e della parola del Papa nell'odierna festa della Santa Famiglia, da lui trascorsa nelle Marche. Prima a Fermo, dove Giovanni Paolo II ha incontrato in Duomo i vescovi della regione, poi a Porto San Giorgio, dove ha celebrato la messa con più di 350 famiglie e numerosi catechisti itineranti del cammino neocatecumenale. Una messa celebrata con gli adattamenti ufficialmente concessi dal Vaticano la settimana scorsa alle liturgie neocatecumenali, con esplicito riferimento al Concilio. L'Eucaristia con il pane azimo e sotto le due specie e in via sperimentale l'abbraccio di pace anticipato a prima dell'offertorio. Durante il rito il Papa, come fa ormai da 4 anni in questo giorno, ha inviato alcune famiglie del cammino neocatecumenale in missione. Lì dove i vescovi chiedono nuove forme di evangelizzazione per reimpiantare la Chiesa in zone ormai totalmente scristianizzate dei 5 continenti, comprese le estreme periferie di alcune metropoli della vecchia Europa, in Germania, Olanda, Francia e Gran Bretagna. 72 famiglie che si aggiungono alle 66 già in missione, scelte per sorteggio fra le 300 che si erano rese disponibili. Famiglie aperte alla vita e ricche di figli, dopo anni di un cammino di riscoperta del cristianesimo sulle orme del catecumenato dei primi secoli, lasciano casa e lavoro e partono come emigranti della fede per annunciare il Vangelo in una lingua straniera che dovrà diventare la loro. Il Papa le ha benedette con una nuova preghiera scritta per l'occasione e ha consegnato ad ognuna il crocifisso del missionario. Voi fate crescere la Chiesa, ha detto loro Giovanni Paolo II all'omelia. Ci sono molte famiglie, soprattutto in questo nostro mondo avanzato e opulento, che perdono la loro unità, perdono le radici. Voi siete itineranti per portare dappertutto la testimonianza di queste radici. Voi per dove dovete partire? Para Bobrux, Bielorussia, vicino a Chernobyl. Che cos'è che vi fa superare la paura di andare in una regione a forse ancora molto inquinata dalle radiazioni, da dove tutti scappano? La cosa più importante è andare con Gesù Cristo. In Bielorussia noi abbiamo mezz'anni. Da 6 mesi? Sei mesi in città Bobruisk in Bielorussia, vicino a Chernobyl. Sì. Quanti figli? 5. Aspettiamo tutti qua, sesto. Questi sono i 5. No. E aspettate un sesto figlio. Aspettiamo a sesto. Lei che lavoro fa? Lavoro alle Poste, a Fiumicino. E decide di emigrare in Russia così, quando tanti scappano dall'Unione Sovietica, come mai? Ma io vedo come Dio è stato fedele, nel senso che la promessa che Dio ha fatto è che ha sempre provveduto Dio e mi ha ricostruito, mi ha ridato un cuore nuovo, mi ha sostenuto nei momenti di tribolazione, di angoscia e il Signore mi ha sempre sostenuto. Allora, di fronte a questo non posso far altro che donargli un pochettino, con tanti peccati che ho, tante mancanze, di donargli un pochino il mio corpo per lui, per fare un pochino lavoro. Per fare che cosa in Russia? Innanzitutto io ero un marxista, conosco la sofferenza spirituale pure che della mancanza di Dio nella vita, è un'aridità totale, un deserto totale. Questo le pensa che dovrà andare a testimoniare in Russia? Io credo che sì, perché so che la gente che si soffre tanto lontano da Dio.